amiche della Beche, vi ringrazio sempre di tutto l'affetto che mi dimostrate, di seguirmi nei commenti, le belle parole che mi dite, mi fanno tantissimo piacere. Però ora vediamo al progetto di oggi, sarà una specie di cestino, vedremo cosa faremo. Intanto preparate i ritagli di stoffa e macchina da cucire, non serve nient'altro, ma mettiamoci subito al lavoro. Allora, dovete fare delle strisce che abbiano su per giù questa dimensione, che sarà sui 5-6 centimetri, 7, circa 7 centimetri, ok? 7 centimetri. Lunghi quanto ci avete la stoffa, la lunghezza è indifferente. Potete tagliare in diritto, lo potete tagliare in sbieco, va bene tutti i tipi in tutti i modi. Questo ad esempio, come qui è parecchio corto, lo taglio in sbieco. Questo pallino, via, se me ne faccio di questo pallino, via, boh, via, via, tagliare. Ora io faccio con il cutter perché faccio proprio per un motivo di velocità, velocizzare, però lo potete fare anche, ora circa 7 centimetri, poi se sono 6 e mezzo, se sono 7 e mezzo va bene uguale, ok? Vedete, io li sto tagliando così, queste misure, ok? Ne taglio un po', poi ne taglio uno un altro colore, cioè cercate di fare colori che piacciono a voi, potete fare anche tutte dello stesso colore, ok? Vedete, io ne taglio un po' così, poi un po' così, poi c'è un po' di questo colore che non mi garba per niente, quindi cercherò di usarlo in questo progetto. Anche questo me lo taglio un po' in sbieco, che almeno ci viene un po' più lungo. Così si fa prima, con le forbici ci vuole un po' più tempo, eh? Proprio, vedete, proprio casuali, eh? Non c'è una regola precisa. Quindi un po' di bordeaux, un po' di celeste, tanto poi andrà arrotolato, quindi si vedrà anche il bianco sotto. Corti, li metto. Poi c'è un po' di bordeaux. Ci metto anche un po' di bordeaux. Questi erano campionari, guardate, ce n'ho un quadratino di un colore, un quadratino di un altro, quindi li smaltisco per questa cosa. Semmai poi fate una prova prima, fate un oggetto più piccolo, io ora vi faccio vedere. Ce ne vuole un bel po' di stoffa. Ce l'ho anche fucsia, ce l'ho anche un po' fucsia, userò anche un po' di fucsia, questo è proprio corto, questo pezzettino qua. Siamo sommerse dai ritagli, sommerse, c'ho anche un po' di celestino, celeste chiaro, anche qua taglio uguale. Insomma, ne faccio un bel po'. Li ho tagliati un po' e ora cerco di metterli un po' mescolati, tipo uno bordeaux, uno questo colore, poi ne metto uno chiaro, un po' più lungo magari. Me li preparo già un po' mescolati, non tutti quelli bordeaux insieme, tutti quelli color ruggine insieme, un po' mescolati, così. Poi ce n'ho uno fucsia qua, bello lungo. Sarà anche troppo lungo e mi ci metto anche lui. Poi ne metto uno bianco e nero. Magari ne metto due, così perché è corto. Poi ne metto uno così. Un altro lo metto celeste. Un altro lo metto sempre bordeaux. Poi rimetto questo fucsia. Metto questo chiaro. Rimetto questo bordeaux. Poi rimetto il chiaro. Cioè un po' alternati, ok? Questo, no, questo l'ho già messo. Poi rimetto magari il celestino. Pallini. Questo è cotone, bimbe, è cotone. Semplicissimo cotone. Poi rimetto un po' di nero, bianco e nero. Rimetto questo chiaro, rimetto questo qui e metto questo. Vediamo quanto lavoro facciamo con questo qui, eh? Andiamo sotto macchina. Si procede in questa maniera. Munitevi di queste mollettine.
anche delle morsine per i panni, mollette per i panni, va bene lo stesso. Basta qualcosa per tenere. Allora si prendono le strisce di stoffa che abbiamo preparato in questo modo. Queste sono le strisce. Si comincia ad arrotolare da una parte così, ma molto grossolanamente, così. In questo modo si fa come una specie di cordicella, in questo modo così. Si blocca con una molletta. Vedete, è quasi meglio che l'altra. Così. Questa. Così, si blocca. Poi se ne prende uno di un altro colore, che ora l'ho lasciati là, e la prendo subito in verità. Voilà. E si prende uno, magari questo qui. Si arrotola lo stesso anche questo. Io mi bagno un po' la mano perché sennò non mi si arrotola. Così, ecco qua. In questa maniera, mannaggia. Va bene, via, così. Si fa una specie di rotolino in questo modo. E si mette accanto a questo. Si imposta la macchina a zigzag. Mettete il filo del colore che vi piace a voi. Io lo metto bianco perché diciamo è un po' un neutro. E quindi metto questi due rotolini qua e con lo zigzag vado a prendere un rotolino e l'altro. Faccio in questa maniera con lo zigzag. Vediamo se riesco a farvi vedere per bene. Così. Questa, mentre che io le cucio insieme, me le arrotolo sempre, metto giù l'ago, almeno mi si blocca tutto, me le arrotolo così, poi comincio a fare come una spirale in questo modo. E questo uguale, vedete, mi si è staccato perché non l'ho bloccato subito, ma io non lo blocco ora. Ne prendo tutte e due e mi arrotolo. E me le arrotolo così. Questo è lo stesso, o tutte nello stesso verso, o che si guardano, potete arrotolare anche nell'altro senso, è uguale. L'importante è che siano arrotolate. Guardate, sembra difficile, ma fate magari uno zigzag, un punto bello lungo. Io lo metto al 5, arrotolo in questa maniera e tengo collegati in modo da fare. Lo fate magari bello distante questo zigzag. Ora io qui c'ho il display, me lo aggiusto che sia bello largo. Ok, in questo modo arrotolate più possibile, più arrotolato è meglio. Li avvicinate e li cucite insieme. Questo è finito. Cosa faccio? Ce ne aggiungo un altro. Lo metto dentro a questo, in questo modo. Questo è finito, ce ne aggiungo un altro. Lo metto dentro a questo, quello che è quasi finito, e lo arrotolo così all'interno. E questo uguale, lo arrotolo in questo modo. Ora ho cambiato un po' giro, l'ho arrotolato un po' in un verso, un po' in un altro. È uguale. È tutto così. Ora intanto se ne prepara una striscia e poi vi faccio vedere. Ottenete questa striscia un po' irregolare, non abbiate timore, non succede niente, è proprio la sua caratteristica. Se ne fanno belle 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 lunghe, perché più lunghe si fanno queste strisce e più grande sarà il nostro progetto. Ora questa è finita, io ora qui ce la metto questo colore per cambiare un po', quindi
Magari questo pezzetto ce lo levo perché proprio non mi ci piace, eh? Questa aggiunta bianca, non mi ci sa di niente. Comunque faccio così. Questo ora lo rinvolgo qua, ok? In questo modo. Parto da qua, lo rinvolgo dentro qui, vedete? Lo giro tutto intorno e lo faccio, e lo arrotolo lo stesso, nella stessa maniera, in questo modo. E di qua, perché vi ho detto di tenervi una molletta, qualcosa, perché queste due strisce sono finite nello stesso punto. Guardate che è proprio casuale questa cosa. Me la arrotolo tutta per bene, così, e me la blocco con una mollettina, così. E ne cerco una, anche di qua, però non uguale, la ricambio un po'. Ce la voglio mettere bianca e nera, così. Quindi anche questa la metto qui all'interno e giro. Così, metto una pinzetta qua e arrotolo anche questa, così. Tolgo questa, le trattengo un po' con le mani e le vado a cucire. Una volta fissate, non si muovono. Ora questa la giro un po' nell'altro verso, guarda. No, così, sempre così, sempre così, sempre così. Più arrotolate sono e meglio è. Piedino lungo, eccoci così. Arrotolo questa. È l'inizio, eh? Poi quando ci avete preso la mano, mi sembrerà più facile, eh? Arrotolo, arrotolo e continuo a cucire insieme. Ne fate una bella striscia lunga, 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 tutta colorata, vedete? Ora io proseguo, ne faccio una bella striscia lunga e poi si vede come si usa questa striscia. Allora, una cosa da dirvi durante questa lavorazione. Se vedete che quando arrotolate vi si vede il rovescio della stoffa, la stoffa prima piegatela così, rovescio con rovescio, e poi dopo la arrotolate in modo che il rovescio non vi si vede, ok? Poi un'altra cosa, mentre che cucite poi vi rimangono dei pezzetti di stoffa un po' più in fuori così, non fate altro che pareggiarli in questa maniera, ok? In questo modo, qui ce n'è un altro un po' in fuori, lo tagliate. Tanto poi andrà, poi dopo vi faccio vedere come va cucito tutta questa striscia. Io proseguo, faccio vedere da vicino come deve venire. Ovviamente lo zigzag prende tutti e due i rotolini in questa maniera. Vado, proseguo. Proseguo perché questo è un lavoro di pazienza. Allora, qua quando l'aggiuntate dovrà essere pari, eh? Non dovrà essere in diagonale, dovrà essere pari. Così. Questo qua, me lo arrotolo qua, lo mettete così, lo girate un po' intorno in questa maniera e poi lo arrotolate nel verso che l'avete arrotolato fino ad ora. Oppure potete cambiare anche verso. In questo modo me li tengo bloccati così e me li blocco. Tac. Ora posso anche togliere questo, continuo da rotolare, mettetelo doppio così e poi rotolate, se no vi si vedrà il rovescio ed è brutto, insomma. Non è che sia una cosa proprio precisissima questa, non dovrà essere precisa perché il suo bello è che è un po' casuale. Ora qui devo attaccare, attacco e proseguo. Allora, io ne ho fatto di questa cordicella che abbiamo tenuto 7 metri. Ok? Ora si prende a 10 centimetri, ok? 10 centimetri si piega. Io ce l'ho qua, si piega in questo modo.
ok? Si mette piatto qua, qua si mette piatto, così, e si va a fare zig zag anche qua, in questo modo. Ora questo è tutto colorato, però immaginatevi questo progetto fatto tutto nello stesso colore. Poi vi faccio vedere un mini. Allora, quando arrivo qui, si parte dove c'è la curva, dove viene girato. Quando si arriva qua, ago dentro dalla parte di qua, si tira sul piedino, si gira intorno qua, si fa sempre piatto qui, si gira intorno, ago sempre dentro, alzo il piedino e giro intorno qui e vado a fare sempre questa cosa che vi ho detto, non importa che sia regolare, tanto viene una cosa molto, come si dice, un po' etnica, diciamo. Qua ago giù, giro, giro intorno, guardate che è semplice, sembra difficile, ma il sotto vi comanda per continuare, sempre continuando così con lo zig zag, prendendo tutti e due tessuti. Ora devo fare una parte tutta piatta in questa maniera. Con questa tecnica si può fare tante cose, un vassoietto, un tappetino, anche un tappeto proprio da pavimento. Mi raccomando, qua tenetelo piatto, per ora. Allora, vi ho detto, io ne ho fatto per ora 7 metri, poi vedrò se me ne occorre ancora, senz'altro mi occorrerà ancora, ne farò dell'altro. Tenetelo piatto qua, questo spingetelo in là, perché se lo tirate, se questo lo tirate, vi viene concavo, quindi tenete a mandarlo verso sinistra, verso in avanti, cioè accompagnatelo intorno a questo cerchio, questo ovale, diciamo, che stiamo formando. Girate tutto intorno a questa base a formare una cosa piatta. È più difficile a vederlo che a farlo, guardate che è anche divertente. Vedete questi ritagli di tessuto che sono rimasti, queste punte si possono tagliare in questo modo, o se no si possono inserire proprio nella lavorazione, non ne fa niente. Ah, come, che ago? Io ho un 70, non è un ago tanto spesso, però potete mettere anche un 80 di ago, non è duro a cucire questo tessuto, perché è un cotone semplicissimo, non è tessuto molto rigido. Ecco, a questo punto, quando avete ottenuto questo cerchio, questo ovale, scusatemi, per qualche dico cerchio, cominciate a venire su. Allora, qui non lo tenete più in là, ma lo tenete su. Cominciate a fare in questo modo. Questo lo tenete su. Questo tirate, questo lo levo, se no mi copre la visuale. Questo lo alzate un po', più tenete teso questo e più vi verrà su. Vedete, si comincia già a curvare. Ho finito la bobina che non mi ha cucito qua, a vedere, no, non ho preso per bene, mi sono confusa, mi sono scavallato da qua, riparto.
si sta alzando, vedete? Qui si massica il filare così e si va. E si va. A questo punto si gira, si taglia il filo, che altrimenti qui non entrerà il lavoro. Io siccome mi trovo bene da questa parte, ho iniziato così. Questo si piega di qua, così, si gira di qua e si continua a cucire dalla parte di qua. Questo così si terrà su meglio. Lo reggete con questa mano e con questa tirate. Questo lo tirate, lo tenete teso. Proseguo e poi fra un po' ci si ritrova. Questo si sta, intanto vedete, si sta curvando, diventa un cestino, una specie di cestino. L'importante è tenere su questo. Guardate, va da sé, eh? Proprio si tiene appena e lui va. Continuo. Sto continuando a fare questo lavoro. Ne ho fatto di questo ancora 5 metri e mezzo, eh? E proseguo sempre lo stesso sistema in questo modo. Questo tenendolo sempre ben teso, e con la mano accompagno questa bozzetta, diciamo, eh? Vado avanti. Allora, ne ho fatto un altro po', poi vi dico il totale quanta corda ci vuole. E siamo arrivati al termine, siamo quasi alla fine, diciamo che siamo arrivati. Ora qua per finire si fa così, guardate, sì, questo era la fine del, si fa andare un po' qua così, ci si fa fare una curva così, ok. E poi sì, vi faccio vedere come si fa, eh? Così vi dovrà fare questo motivo, aspettate, in questo modo fa la curva come la coffa originale, ok, perché questa sarà una coffa. Ecco qua, ora faremo i manici, ve lo inquadro dopo. Ecco qua, come potete vedere questa è la nostra coffa con la curva come c'ha la coffa di paglia, ok. Ecco qua, qui ci potete fare cestini, ci potete fare tappeti, ci potete fare tutto con questo metodo. Ora si taglieranno tutti i fili e vi ci faccio fare un manichino per allora prendete della stoffa con cui ho fatto la fascia finale, in questo caso, poi voi a piacere. Allora, ne prendete un bel po', ne prendete, ora quanto ce ne vorrà? Approssimativamente delle strisce di questa dimensione. Un metro e mezzo e un metro e mezzo, ok? Due di un metro e mezzo ciascuna, oppure... perché poi dobbiamo dividere in tre, quindi tre di un metro l'una, tre strisce di un metro, tre strisce di un metro. Io ne faccio due di un metro e mezzo e poi le dividerò, ok? Va bene, quindi le aggiunto, intanto metto dritto con dritto, vado sotto macchina, ecco qua, allora, pari,
poi faccio così, la piego su se stessa. Così e vado a cucire così e così. Guarda. Giro. Ah, questa è alta circa 7 cm. Questa striscia è alta 7-8 cm. La faccio tutta fino in fondo. Allora, a metà io ho lasciato un pezzetto e vado a chiudere a quest'altra estremità. Cioè, ho lasciato un pezzetto da cucire qui nel mezzo, all'incirca. Qui io non ho cucito, come potete vedere, ok? Che questo mi servirà poi per risvoltare. Quindi andiamo a un'estremità, infiliamo un bastoncino, qualche cosa da puntito. E andiamo a risvoltare così e andiamo a uscire in quel pezzettino che abbiamo lasciato aperto. Tac. Qua, vedete? Il bastoncino è rimasto dentro, va tirato fuori, eh? Sei, eccolo qua, che ci serve per l'altra parte. Eccolo qua, deve essere lungo perché poi va diviso in tre. E ora vado a risvoltare anche quest'altra parte, altrimenti tutta lunga era troppa, allora l'ho interrotta a metà. Ora di queste ne facciamo tre uguali all'incirca, che ci facciamo una treccia. Quindi tac, tac e tac. Tre strisce uguali in questa maniera. Qui ci facciamo un nodo. Così. Ora, se avete qualcosa da tenerlo fermo qua, io non c'ho niente, ora vediamo. Io ho messo una mollettina per i panni, guardate, una molletta per i panni. E ora inizio a fare la treccia. Così. Come tutte le trecce, via. Magari qua tagliatela anche di qua, Se no. Cercate di farla un po' più precisa possibile, però insomma, così. La faccio tutta fino in fondo, Allora, quando arrivate a una certa lunghezza, quella che volete voi, cioè volete fare il manico che si fa a tracolla, volete fare il manico che si porta a mano, a braccio, quello poi come volete alla lunghezza, ci metto uno spillo e qui ci faccio un nodo come ho fatto all'altra estremità, e quello che avanza si taglia, perché io ho deciso di farli abbastanza corti i manici, non li voglio tanto lunghi, Siccome l'ho già fatto uno, li faccio tutti e due uguali. Ci siamo, e taglio così, e anche qua li taglio così, perché deve essere un po' sciù e sciù questa borsa. Ecco qua. Uno e due. Ora ne andiamo a fissare alla borsa. Come ci si fissano? Ma e chi lo sa, ora vedo cosa mi viene in mente. Allora, io direi di metterli qui e qui fare una sorta di cucitura. Guardate un po' più larghini.
così, quindi spillo spillino con i nodi proprio a vista. Prendete una sorta di misura che siano su per giù tutte la stessa distanza, io li metto 12, però poi questa voi vi potrà venire più grande, più piccola, dipende quanto vi allargate mentre che la attaccate. Ora vi dico due segreti. Allora, quando siete a mettere quando siete a cucire questa sorta di corda, che diventerà come una corda quando siete intorno qua, più la tenete tesa questa qua, quella che vi rimane sulla destra che dovete cucire attaccata a qui, più la tenete tesa e più stretta vi viene la borsa, più la tenete lente questo qua che cucite qui e più larga vi viene la borsa. Ecco, quello è tutto il segreto. Comunque potete anche al limite imbastirla prima e poi cucirla dopo, se non vi sentite sicure, ok? Ora io vado qui e cucio a macchina di qui e di là, non è tanto spesso perché è fine questa treccia, quindi vado sotto macchina. Se lo levo questo però faccio un pochino meglio, che dite voi? Secondo me sì, una borsa shui shui per il mare, anche, o anche da città, perché no, con un abbigliamento, con un outfit adeguato. È bellina anche da giorno, con un magari con un caftano, con un abito un po' etnico, con uno zoccolo di legno, magari con la suola di legno, e un po' su questo genere, chiaramente. Andate piano quando cucite, perché un po' di spessore c'è, però non è tantissimo. Vi dico che ci si cuce bene. Ora guardo di stare alla stessa distanza e vado piano, così. Arrivata. Vado tutti i fili per bene, attaccati già tutti. Semmai andateci piano piano a mano, se è troppo spessore per le vostre macchine, andate a mano e così lo fate per bene. Voilà, pronta la coffa con i ritagli di stoffa. Poi se la volete foderare, c'è un tutorial come si fodera una borsa di paglia sul mio canale. E vi insegno come si fa a prendere le misure e come si fodera una borsa di paglia, ok? Guardate qua, però è bellina anche così, secondo me. Magari uno ci mette una forcettina dentro. Qui ci si può fare anche, aspettatevi, ci faccio fare anche una fermatura. Mi è venuta un'idea col pezzettino che abbiamo tagliato, con cui abbiamo fatto i manici. Allora si fa così, guardate. Poi si fa in questo modo e si cuce così, qui si cuce qui così. Quindi prima le collego insieme, così, poi le piego in questo modo e le vado a cucire. Semmai le potete fare anche a mano questa cosa qui, perché effettivamente un po' spesso è questo qui. Questo lo appuntate in questo modo, ok? Allora io provo a cucirlo, poi ve lo dico se ci si fa. Semmai faccio proprio a mano, faccio tutto a mano, cioè a mano nel senso giro la manovella della macchina e faccio entrare l'ago proprio giù. Ora mi casca tutto, tolgo lo spillo e ci vado a mano così, vedete? Poi metto il pulsante dell'indietro e ci vado all'indietro sempre a mano. Un ago 90, mettete un bel ago bello spesso, sia per i manici che per questa fermatura. Per le altre cose no, va bene anche un 80, un 70. Almeno a me mi è venuto bene. Ci sono passata due volte, quindi basta. A questo punto basta. Poi voi fate come volete. Vi viene una sorta di cappiettino così, ok? Ora dalla parte opposta
mi è venuto a mente che c'avevo dei pompon in un qualche posto, così, di quelli che si compra, e questo lo vado a mettere di qua, così potrò anche fare la mia fermatura. Questo pompon prendo ago e filo e me lo vado ad appuntare qui. C'è anche questo filo, se potessi fare una cosa del genere potrei anche andarlo a inserire tramite questo filo. Oh, santa me, come ci vorrà fino a quest'anno? Due giorni ci ho fatto, dai. Lo faccio così e lo vado a passare fra un tessuto e l'altro. Forza e coraggio, Dani, forza e coraggio. Ah, ci sono anche le buone maniere sempre queste, vedi? Ci si fa sempre. E ora lo vado ad appuntare un pochino con ago e filo. Sì. Filo in tinta. E lo vado a cucire dal rovescio. E cucio anche questo filo qui con cui l'ho fatto passare. Questo è un lavoro che un giorno prima mi preparate tutte le strisce, eh? E poi il giorno dopo le assemblate tutte, le cucite come ho fatto io, eh? Fissate lo meglio che potete. Io direi che ben fissato, eh? Taglio filo e l'accetto del pompon. Ecco, magari anche il manico dentro, no? Ecco qua. Questa borsa ha anche un duble fasce, perché dentro è uguale a fuori. Ecco qua. Se la volete fare più grande o più piccola, il pezzetto dei 10 cm con cui iniziamo a fare la base, anziché 10 lo fate 6, 5. Guardate, io ne ho fatta una proprio per provare, guardate come l'ho fatta piccolina. Questo è 3 cm e poi sono andata su piano piano. Questo era il mio prototipo prima di farvi questa qui, eh. Questo potrebbe essere anche un gioiellino da tenere dentro e tenerci le chiavi, che so, qualcosa così, insomma, ora vedrò. Ecco qua, il progetto è finito. Allora, qualcuna di voi me l'aveva chiesta anche una coffa, quindi penso di avervi accontentata. La misura di questa è 42, la misura finita, per 20 e profonda 10 cm, 10-12 cm, ok? E la lunghezza di questa corda che abbiamo fatto per poi girare tutto intorno è 7 metri, in realtà poi ne ho aggiunti 8 di metri, quindi la misura complessiva è 15, ok? Bene, io vi ringrazio di avermi seguito, mettete un like se vi è piaciuto questo tutorial, condividete, iscrivetevi al canale, è tutto gratuito, se cliccate anche sulla campanella rimarrete aggiornati sui tutorial che pubblicherò ogni volta. Generalmente sono 2 tutorial a settimana, il martedì e il venerdì, dalla mattina alle 7 in poi. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, siete meravigliosi, un bacione grande dalla Beche. Ciao!